La notizia che arriva dall'Inghilterra è davvero particolare, perché secondo il The Sun sarebbero pronti 100 milioni di euro per la Juventus, una Juventus che non è in una situazione economicamente fantastica, diciamo così, e quindi 100 milioni potrebbero servire. E come? Ma attenzione, cerchiamo di capire per chi arrivano questi 100 milioni e quindi facciamo una valutazione completa di quello che sta succedendo nel mondo Juventus. Io però prima vi ricordo di supportarci, né? Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella e soprattutto lasciate un like. Vi ringrazio davvero di cuore perché siamo arrivati a quota 46.000 iscritti qui su FCM Sport. Quindi vi ringrazio davvero di cuore perché per noi questo rappresenta un obiettivo davvero, davvero straordinario. Allora andiamo alla notizia perché il The Sun oggi apre con una notizia importante. L'Arsenal, che sta facendo molto bene in Premier League, ha intenzione di rinforzarsi, ha bisogno di forze nuove e ha anche intenzione di prendere dei giocatori giovani, perché l'Arsenal storicamente è un club che investe e non poco sui giovani, per farli crescere, per farli maturare in un ambiente che non ha troppe pressioni, così come può essere quello dello United, così come quello del City. All'Arsenal c'è questo tipo di progetto da anni, che poi non ha portato tante vittorie, ma questo è un altro discorso. Il discorso però è un altro, il discorso è legato al fatto che ora i soldi ci sono e ora vanno investiti nei giovani. I giocatori sono due proposti, o meglio, richiesti alla Juventus. L'Arsenal, infatti, secondo il The Sun, avrebbe offerto 100 milioni di euro per Dusan Vlahovic e Fabio Miretti. E si parla addirittura di gennaio. Cioè, è un'offerta che l'Arsenal ha fatto per acquistare due giocatori già a gennaio. Partiamo dal primo, Dusan Vlahovic. Acquistato, rimanete con noi così cerchiamo di capire se Juventus può o meno accettare una roba del genere, perché in una situazione normale tu diresti sicuramente no, ma visto il bilancio della Juventus qualche domanda si fa. Partiamo da Vlahovic, comprato soltanto un anno fa, anzi meno di un anno fa, nel gennaio 2022, per 75 milioni di euro più vari bonus. La Juventus si era resa conto che mancavano alcuni giocatori in rosa, tra cui sicuramente una prima punta di livello internazionale. Dopo l'addio di Higuaín, ho come l'impressione che sia mancata il grande bomber lì davanti. Sì, c'era Cristiano Ronaldo, chiaramente qualcuno mi potrà dire, sicuramente. Ma Ronaldo non era una vera e propria punta, era uno che partiva da sinistra per accentrarsi e poi il suo istinto del gol, la sua capacità di inserirsi, il suo tiro, i suoi colpi di testa, la sua capacità anche di segnare su calcio di rigore, insomma, erano 30 gol assicurati ogni anno. Ma non era una punta d'aria, non era la classica prima punta che stava in aria, lì sempre presente. Dai tempi di Gonzalo Higuaín, secondo me mancava una prima grande punta, perché Morata, secondo me, non l'ho mai stato. Ed è per questo che arriva Dusan Vlahovic, che veniva da un anno e mezzo stratosferico alla Fiorentina. La Juventus, infatti, secondo me, con Vlahovic si è assicurata il miglior 9 dopo Kylian Mbappé e dopo Haaland in circolazione. E ha speso tanto. È vero anche, però, che non ha fatto quello che ci si aspettava. Molti hanno dato la colpa al giocatore stesso dicendo che un conto è giocare alla Fiorentina, un conto è giocare alla Juventus, altri però hanno fatto come me, per esempio, hanno fatto una valutazione di tipo diverso. Cioè un attaccante può far bene nel momento in cui la squadra si mette a disposizione per poterlo aiutare. Cioè un attaccante va servito, un attaccante non per prendersi la palla dai difensori e andare a segnare da solo, deve giocare in una squadra che lo mette in condizione di segnare. Pensate ad esempio proprio a Gonzalo Higuaín, un attaccante che è diventato di fama internazionale soprattutto grazie all'anno in cui ha giocato con Sarri nel Napoli, dove ha fatto 36 gol in campionato. Perché ha fatto 36 gol in campionato? Perché prendeva la palla con le mani alla difesa e la prendeva da Reina e la portava in avanti e segnava con le mani? No, perché c'era una squadra che giocava con lui e soprattutto per lui. Aveva un centrocampo di un buon livello, ma soprattutto lì davanti Insigne e Callejón e proprio Higuaín formavano un tridente con Mertens, che ogni tanto partiva anche lui da sinistra. Poi dopo, con l'addio di Higuaín, Mertens è diventato prima punta. Ma prima dell'addio di Higuaín, quindi dell'arrivo di Higuaín alla Juventus, Mertens era esterno a sinistra. Quindi questo attacco, alle volte era addirittura un tridente alle spalle di Higuaín, giocava per Gonzalo Higuaín. Ed era un Higuaín che segnava con una regolarità spaventosa, perché aveva una squadra dietro che giocava per lui e con lui. Vlahovic non ha avuto nulla di tutto ciò in questo
hanno passato la Juventus. Ha avuto parecchie difficoltà e quei pochi gol che ha fatto se li è dovuti inventare lui, come ad esempio quest'anno. Guardate i gol di Vlahovic, sono quasi tutti su calcio di punizione. Un'abilità che si è creata lui, ok? Ma non ha avuto tante possibilità per poter, diciamo, esprimersi al meglio. Non ha i rifornimenti giusti dai compagni. Allegri sta provando a metterlo in condizione anche grazie all'inserimento di qualche giocatore come Milik che lo può aiutare, però fondamentalmente è poca roba. E molti dicono, ma forse non è il caso di venderlo per poter eventualmente investire su un altro tipo di attaccante? La risposta è assolutamente no. Perché un giocatore come Vlahovic non si vende. Un giocatore come Vlahovic non va venduto, è un patrimonio come Vlahovic, non va venduto. Anche perché, facendo così, tu vuol dire che lo valuti 75 milioni, cioè lo stesso a cui l'hai comprato, la stessa cifra che a cui l'hai comprato. E Vlahovic è il tipo di giocatore alla Kulusevski, cioè nel momento in cui lo vendi vai a vederlo, vai a vedergli fare cose strabilianti altrove. Su Kulusevski la Juventus ha, in questo momento, finora possiamo dire che ha sbagliato. In un contesto giusto, come vi dicevo lo scorso anno, Kulusevski non è un giocatore scarso, come molti dicevano. È un giocatore forte, ma ha bisogno del contesto e del tempo giusto. Magari tra un anno e mezzo lo troveremo pronto. In questo momento non è pronto per la Juventus. Altrove, dove magari ha meno pressioni, con un allenatore che crede in lui, sicuramente farà bene. E così è stato. Così è stato. Non è la stessa cosa per Bentancur, perché secondo me Bentancur è quel giocatore lì e non cambia. Però per Kulusevski è così. E quindi primo no per Vlahovic. Secondo no, altrettanto categorico, è per Miretti. Perché anche se gli danno una votazione di 25 milioni, magari una società che lo ha appena preso dalla next gen, rivenderlo a 25 milioni potrebbe dire wow, grande affare economicamente parlando. Ma finalmente hai trovato un giocatore dell'under 23, della next gen, come la vuoi chiamare, comunque dal tuo settore giovanile, e lo hai fatto arrivare in prima squadra. Non puoi assolutamente venderlo dopo appena 6 mesi. È escluso categoricamente. Questo è un giocatore che deve crescere nella Juventus. Poi magari tra qualche anno potrà anche lasciarlo, però quando non sarà più adatto al tipo di gioco della Juventus, quando lui si sarà stancato, quando la Juventus non avrà più voglia di investire su di lui, ok, ma ad oggi Miretti deve rimanere. Per questo io credo che, nonostante le difficoltà economiche che in questo momento la Juventus ha, e sono chiare, sono evidenti, sono lampanti, la Juventus non può minimamente pensare di vendere questi due giocatori, che sono, diciamoci la verità, due dei pochi che la Juventus ha di veramente forti e giovani in questo momento. E soprattutto sarebbe clamoroso, la Juventus avrebbe rinunciato a Bentancur, ma soprattutto a Kulusevski lo scorso anno, che sta facendo benissimo in Premier, per arrivare a Vlahovic. Poi tu un anno dopo lo rivendi, sarebbe totalmente folle. E quindi io credo che questa offerta per Vlahovic e Miretti, soprattutto poi a gennaio, non ne parliamo neanche, a gennaio dovresti metterti sul mercato e cercare un centrocampista, ma soprattutto un attaccante a livello di Vlahovic, è totalmente escluso. Per questo credo che questi 100 milioni l'Arsenal se li terrà volentieri e li dovrà spendere eventualmente per qualcun altro, perché la Juventus non credo che sia minimamente intenzionata a vendere. Però la domanda la faccio anche a voi, cioè secondo voi, se vi offrono 100 milioni per Vlahovic e Miretti, uno che è arrivato lo scorso anno, l'altro che viene alla next gen, è un'offerta da tenere in considerazione o no? Ditemi la vostra qui sotto.